12:18, 41 e mezzo con il giallo di Verona. E qui molto rovinato, c'è una zona proprio in cui il rivestimento è assente. Il secondo contatto con il bianco, l'ingresso nel bianco, avviene alle 12:20:12. Io resterei qui a vedere le macchie solari. Ancora sono visibili, l'ingresso nel giallo definitivo sta avvenendo adesso, ora alle 12:21. Ecco, le macchie solari si vedono, stanno qui, stanno entrando sul bianco adesso. Anche qui entrano adesso sul bianco. Anche qui 1, 2 e 3 zone dove ci sono le macchie solari. L'ingresso del tutto il disco solare sopra la linea meridiana. Avviene adesso alle 12:22:31 e mezzo. Ed ora ci collochiamo in asse per i contatti. Il centro della linea è colpito adesso alle 12:23:12.
ginocchio generale, adesso sta andando in asse. La distanza è 366,9. Da una parte e 424,7 dall'altra. Transito adesso 24 e 25. Dodici, venticinque, trenta e mezzo. Dodici, ventisei e sedici. Solari. Tre gruppi sono visibili. Uno, due, tre. E adesso abbiamo l'uscita. Ventisette e cinquanta. Possibilità di vedere dettagli ad alta risoluzione, colori che per effetto della diffrazione tendono al rosso sui bordi, oltre ai colori dell'iride riflessi dal marmo bianco. Ecco l'uscita alle 28:32 e mezzo. Rimane l'ultimo tratto.
Immagino qui è messa a dura prova da tutti i sistemi di occultazione che abbiamo. Ora si vede leggermente tremolare. E ora forse è finito. 30.05. L'ultima luce. Adesso andiamo a vedere la posizione 0 nella 160. La posizione di oggi. Mediante il fit. La parte superiore corrisponde alla posizione che devo leggere. Io leggo 136,9, 366,9. Manca un millimetro al 367, poi questo è 368, 69, 70, quindi 366,9, e quest'altra parte dove l'immagine è anche passata, è vicino al 139, e dice, i punti che prendo sono 8, 424,45. E 366,9 il metro. Ha il suo zero nel 160.